Sono Scilla Littardi, sono un membro dell'associazione Il Gatto Tanghero. Questa sera siamo qui per organizzare una serata di tango, una milonga sulla splendida terrazza dei Giardini Embury, ma abbiamo moltissimi allievi italiani e francesi. La fascia d'età diciamo più o meno 40 anni. Sono Guglielmi Daniela e il tango argentino è una danza basata sulla comunicazione, una sorta di linguaggio universale, perché permette a persone che non si conoscono di improvvisare una danza, perché comunque è una danza di improvvisazione. Si imparano i passi base, ma poi quello che succede durante il tempo di un tango varia ad ogni tango. Allora, mi chiamo Ennio Fioramonti e il tango mi ha cambiato la vita. In che senso? Beh, perché ho conosciuto il mio amore in Argentina, la mia compagna, con la quale abbiamo creato un progetto che si chiama L'Espertango e che adesso cominciamo a portare in giro, e più che altro mi ha insegnato a connettermi con me stesso, a essere in contatto con un'altra persona ballando, perché l'aspetto fondamentale del tango è l'abbraccio, è l'abbracciarsi. Dunque possiamo dire che il tango mi ha insegnato ad abbracciare ed essere presente nell'abbraccio mentre ballo, ed è un regalo grandissimo. È il modo di condividere con altre persone un qualcosa che ti trascina e ti porta forse un po' lontano dalla vita quotidiana. Sì, io sono Isadora e il tango per me è l'incontro con la vita, l'incontro con lo sconosciuto, ed è la meraviglia, 3 minuti di amore puro che incanta il cuore. Il mio rapporto col tango è nato quando avevo 14 anni, il primo tango l'ho ballato con mio padre ed è stata un'emozione incredibile. Il tango è qualcosa di bellissimo, di intimo. Michela, ex stagista dei Giardini Embury, ho realizzato la mia tesi qui ai Giardini e stasera sono qua come revival. E per la prima volta io e il mio compagno scopriamo che cos'è il tango, la sua essenza, e siamo molto contenti di essere qui. Allora, dunque, balliamo insieme da... Non balliamo insieme in realtà. Non balliamo, non è vero. No, adesso vediamo se c'è spazio per ballare. Speravamo che ci fosse una specie di tutorial per ballare il tango, ma in realtà ci piace, ma non siamo ballerini. Guardiamo le altre coppie.